Assemblea di Confindustria chiede Pescara per i 100 anni del presidio Vastese, Mariano D'Amico. Nei prossimi giorni a Torino Confindustria Nazionale festeggerà 110 anni. In Abruzzo gli industriali di Chieti e Pescara hanno celebrato i 30 anni del presidio Vastese, un'area che rappresenta uno dei grandi motori economici della regione. Silvano Pagliuca, presidente Confindustria Chieti Pescara. Noi stiamo attraversando un momento di forte transizione, stiamo passando da una società industriale a una digitale. Questo grande megatrend pone un tema importante, cioè dobbiamo interpretare bene come utilizzare una tecnologia pervasiva che in qualche modo sta cambiando la società anche da un punto di vista antropologico, modelli di business che cambiano e anche il modo di fare azienda. Filo conduttore dell'Assemblea dei Soci che si sono ritrovati a Palazzo d'Avalos, il tema fare squadra per vincere insieme. A portare la sua testimonianza dopo aver sconfitto una grave malattia, il campione di pallavolo Jack Sintini, l'esempio emblematico di come la resilienza sia la chiave per affrontare ed essere padroni dei cambiamenti nella vita come nelle imprese. Non penso di avere nulla di diverso o di speciale rispetto agli altri, semplicemente io posso raccontare la mia esperienza e come ho cercato di far tesoro di quello che avevo imparato in ogni situazione della mia vita, inclusa la malattia. Dove si trova la forza per reagire? Dove si trova? Si trova nelle persone che sono vicino a noi, si trova nelle esperienze che abbiamo vissuto, nel nostro percorso. L'importante, secondo me, è cercare sempre di imparare da quello che ci accade.